Quest'anno abbiamo grandi novità all'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni. Innanzitutto, finalmente abbiamo avuto i permessi per edificare le cucine della locanda del Pellegrino, grande progetto regionale e a livello nazionale di laboratori territoriali finanziati dal Ministero. La locanda del Pellegrino sarà un luogo di cultura enogastronomica, nella quale i ragazzi dispersi del territorio produrranno, trasformeranno e attraverso delle apette faranno uno street food in centro a Roma. Per noi è un momento di orgoglio perché questo luogo non è solo un luogo di produzione e trasformazione, ma è un luogo didattico, di incontro, nei quali i ragazzi si confronteranno in un locale che sarà completamente interattivo. Infatti, dai tavoli e le pareti, tutto sarà interattivo con dei tavoli predisposti ad uso digitale completo e sugli stessi tavoli potranno anche degustare i nostri prodotti e degustare i nostri vini. E abbiamo lanciato quest'anno per la prima volta la DOC Roma Bianca e abbiamo una vendemmia meravigliosa di vini biologici. Abbiamo avuto un incremento di alunni, soprattutto nel settore enologico, e questo ci fa estremamente piacere. Tutto quello che appartiene all'agroalimentare sta incrementando come posti di lavoro non solo in Italia ma in tutto il mondo. Dobbiamo difendere il Made in Italy e fare in modo che questo si affermi sempre di più. L'abbiamo visto nelle recenti manifestazioni nazionali e internazionali, quali ad esempio Vinitaly, in cui il nostro prodotto è quello più venduto e la maggiore produzione nel mondo ce l'hanno gli italiani che hanno superato ampiamente i francesi. Un altro aspetto che ci connoterà da un punto di vista didattico sarà il progetto Data, le classi laboratorio, quindi i ragazzi del triennio, del terzo, del quarto, del quinto e del sesto non avranno più una classe a disposizione, ma ruoteranno durante le ore di lezione affinché le aule si trasformino tutti in laboratori interattivi per loro. È una grande scommessa che noi stiamo veramente vivendo con grande emozione e un gruppo di lavoro ci sta lavorando già da tempo. L'azienda è il nostro punto forte, l'azienda biologica, perché per noi la sostenibilità è tutto. Da domani incontreremo anche la vice sindaca di Roma, Zotta, per parlare di progetti che insieme potremo sviluppare. Nel contempo la rete agraria del Lazio sta migliorando e ancora di più quella nazionale in cui sono stata riconfermata per il terzo triennio presidente. Il 26 e 27 settembre a Roma ci sarà la grande manifestazione nazionale degli istituti agrari in cui abbiamo convocato tutti i nuovi presidi per parlare di agraria e di, soprattutto della riforma dei professionali. Questo ci inorgoglisce e speriamo di andare avanti da questo punto di vista. Per quanto riguarda i progetti internazionali, abbiamo due grossi progetti internazionali che stiamo chiudendo e stiamo lanciando dei nuovi Erasmus Plus per i nostri studenti, per fare in modo che sempre più ci avvarremo di certificazioni linguistiche per dare la possibilità ai nostri studenti di poter affrontare anche dei lavori molto competitivi in Italia e all'estero, conoscendo la lingua tecnica. La principale lingua che studieranno è l'inglese, ma ci stiamo avvicinando anche alla Cina per vagliare dei futuri scambi, come abbiamo già fatto precedentemente con Israele e con l'Australia. Speriamo che questo progetto dia i suoi frutti perché i nostri ragazzi sono stati entusiasti. Nel contempo abbiamo un progetto in coming con l'Università Bicocca di Milano per far visitare i nostri migliori studenti, il centro oceanografico che è nelle Maldive e dove i ragazzi potranno studiare con molta attenzione con i più grandi ricercatori al mondo dell'Università Bicocca il futuro delle nostre acque e soprattutto andare a vedere la funzione delle microplastiche disperse nell'acqua che sono uno dei più grandi vulnus che il nostro ambiente sta affrontando in questa maniera.
Nel contempo stiamo cercando di valorizzare dei progetti di ricerca all'interno della cantina. L'istituto è diventato centro di ricerca enologica per il MIPAF e per questo motivo abbiamo digitalizzato la cantina e tutto il vigneto e sperando che i ragazzi possano supportarci in questo percorso, abbiamo avviato uno studio di app fatte dagli stessi ragazzi per il controllo di remoto di tutta la nostra produzione.